Grazie, prendo la parola con una certa emozione, ve lo perdonerete, di vedere una sala così gremita, con tante autorità, tanti amici. Saluto anche in primis il senatore Ghigo, che ci onora della sua presenza. Saluto le tante autorità che sono presenti qui in sala, l'onorevole Scaiola, l'onorevole Minasso, presidente Sappa, l'ex presidente Gianni Giuliano, tanti amministratori della provincia, tanti assessori, il presidente della Camera di Commercio notaio Franca Amadeo e tanti amici. Vedo anche il sindaco di Sanremo Maurizio Zoccarato, che lo ringrazio, lo saluto, anche se è uno dei colpevoli per il fatto che io sia questa mattina qui ad intervenire come coordinatore provinciale. Ringrazio i tanti amici che in questi giorni mi hanno mandato anche dei messaggi, dei segnali, mi hanno anche incoraggiato ad andare a ricoprire un ruolo che, vi dico con molta sincerità, e chi mi conosce sa che dico nel bene o nel male quello che penso, a ricoprire un ruolo che sinceramente io non mi aspettavo di dover andare a ricoprire, e sapete bene che non ho fatto nulla per andare a ricoprire questo ruolo. Qualche giornalista mi ha accusato di tattica, perché avevo più volte dichiarato che non avrei ricoperto questo ruolo, invece poi vado, se voi lo vorrete, a ricoprire questo ruolo. Però veramente chi mi conosce bene sa anche che io credo moltissimo nel gioco di squadra, credo moltissimo nel fatto che tutti insieme si possa andare avanti, non credo negli individualismi, non credo nei battitori liberi, non credo nei fenomeni. Credo negli esseri umani, siano essi donne o uomini, giovani, meno giovani, che insieme, spinti da ideali comuni, seguono un progetto e lo portano avanti. Io credo in questo. E quindi credo anche che quando qualcuno ti dice, guarda, con molta sincerità, forse è meglio che in questa fase tu vada a ricoprire questo ruolo, ruolo che scomma, io debba dire di sì, abbia il dovere di dire di sì, perché è un onore per ricoprire per me questo ruolo, è un onore pensare che tante persone, autorevoli persone, potevano ricoprirlo sicuramente anche meglio di me, ma perché per una serie di motivi hanno fatto un passo indietro e hanno pensato che Marco Scaiola potesse essere in questa fase storica difficile, delicata per la nostra provincia, per il nostro partito, la persona giusta a ricoprire questo ruolo. Quindi io veramente vi ringrazio di cuore. Voglio ringraziare e fare un grande saluto a Massimiliano Besi e ad Armando Biasi, due amici. Due amici con i quali mi sono trovati in questi anni, soprattutto da quando ricopro il ruolo di consigliere regionale, molto vicino a loro, li ho seguiti. Loro mi hanno anche trasmesso tante cose importanti e quindi li ringrazio perché hanno, come è già stato precedentemente detto, lavorato in una fase anche politica particolarmente difficile, perché quando sono diventati coordinatore e vice coordinatore era il 2009, e se pensiamo a quello che era il 2009, ad oggi che siamo nel 2012, sono passati 20 anni, invece sono solo pochi anni. E hanno vissuto quindi delle tempeste vere e proprie, ma l'hanno saputo gestire assumendosi anche responsabilità importanti con serietà, onestà e passione. Quindi veramente li ringrazio, ma dico a tutti e due di non fuggire, perché sì che fate parte del coordinamento, ma sarete coinvolti a tempo pieno, perché quel gioco di squadra che dicevo prima, un gioco di squadra che vale per tutti. Tra i saluti, permettetemi di chiedervi un applauso per una persona, un amico, che in questo momento sta passando un momento difficile e noi gli siamo tutti vicini, Giulio Gersi. Che si trova in un'altra, che sicuramente sarebbe qui con noi, un caro amico, e facciamo tanti auguri a lui e alla sua famiglia. Voglio entrare un po' nel vivo di quello che vuole essere anche l'intervento di questa mattina, e cercherò il più possibile di non rubare tempo, perché gli interventi lunghi poi alla fine decisamente annoiano. Credo che, e l'abbiamo detto, è un periodo non facile, la gente è lontana dalla politica,
molta colpa è della politica, molta colpa è anche di una situazione sicuramente difficile. Noi dovremo in questa piccola provincia di 220.000 abitanti cercare di lasciar perdere quelle che sono questioni più di natura individuale. E Marcello, che ringrazio e saluto, l'amico Marcello Pallini, che conosco da tempo e con il quale ho già iniziato a collaborare veramente con fraterna collaborazione, l'ha detto bene, bisogna lavorare sui tanti temi e sulle tante sfide che ha questa provincia, una provincia di eccellenza, una provincia che ha visto in questi anni tanti amministratori di area centrodestra, ex Forza Italia, ex AM, poi un giorno smetteremo di dire questa differenziazione, tanti amministratori del Popolo della Libertà che hanno fatto sì che la provincia di Peglia, nei comuni, piccoli e grandi che siano, nella provincia, fosse una provincia di eccellenza. E i fatti che sono accaduti, i brutti fatti, non devono far dimenticare questo. Quindi bisogna essere ancora più uniti, ancora più compatti per affrontare i problemi che sono stati detti, dei rifiuti, dell'acqua, le tante tematiche di rilancio turistico e economico che dobbiamo fare su questo territorio. Dovremo organizzarci in maniera molto puntuale e operativa. Il coordinamento provinciale dovrà avere momenti di incontro con i tanti amministratori. Io mi rivolgo, e ne vedo tanti qui in sala, agli amministratori dell'entroterra, che vivono sicuramente una fase molto difficile, perché se le grandi città hanno dei problemi, pensate cosa possa vivere un sindaco dell'entroterra, spesso abbandonato e lasciato solo. Quindi sicuramente una delle priorità sarà quella di costituire un tavolo operativo con i sindaci dell'entroterra, del Popolo della Libertà, con tutte le persone che vorranno dare una mano per far sì che il partito sia accanto agli amministratori dell'entroterra e che questi si possano sentire con la stessa dignità con la quale si sentono gli amministratori dei grandi comuni. Questo è sicuramente un impegno che mi sento di prendere qua e che credo che sia fondamentale per il nostro partito, ma per la nostra provincia. Un ruolo importante dovrà averlo il giovanile. Vedo anche qui tanti giovani che ringrazio, che sono sempre quelli che si mettono in moto per i manifesti, quelli che devono dare anche entusiasmo al partito. Un partito senza giovani è un partito che è destinato a morire, un partito senza giovani è un partito che non ha futuro. Quindi il giovanile dovrà riprendere con energia il ruolo che ha sempre svolto. Io personalmente, che sono in una fase borderline, né giovane né vecchio, mi ricordo, e qui vedo tanti amici, saluto anche il sindaco Strescino che è arrivato, i momenti più belli, ma veramente più belli, della mia brevissima storia politica sono quelli legati al periodo del giovanile. L'entusiasmo, le lotte, il far la colla in sede, le tante esperienze che si fanno quando vivi quel periodo che è straordinario e che non devi dimenticare. Sicuramente qui non è una questione di quote di età, non è che i giovani vanno bene, i meno giovani non vanno bene, qui vanno bene quelli che sono capaci, che abbiano 60-70 anni o che ne abbiano 20, quindi nessuno si deve sentire escluso, tutti si devono sentire coinvolti e partecipi. Non c'è età per dare un contributo, non c'è età per essere uniti e utili ad una causa delicata ed importante come quella che stiamo vivendo. Con Marcello e i giornali in questi giorni, giustamente, perché i giornali fanno il loro dovere, hanno scritto tante cose, soprattutto su questi 30 nomi figli di una negoziazione 8-8-9-9, non so, avete visto tutti in questi giorni. Con Marcello abbiamo lavorato e ci siamo messi insieme serenamente. Io poi avevo 39 di febbre, non so se ho dato un contributo costruttivo in quel periodo, ma abbiamo cercato di individuare persone che potessero essere coinvolte in questo progetto del coordinamento. Non vogliamo, e non voglio anch'io, come ha detto prima Marcello, sentire più parlare di gruppi, gruppetti, bande, riferimenti o quant'altro. Noi siamo il Popolo della Libertà, qui non è una questione di ex Forza Italia o ex AN, qui è una questione di meritocrazia e di impegno. Le persone capaci, le persone che hanno voglia di fare, le persone che daranno un contributo, per conto mio, devono essere valorizzate a prescindere dalla loro provenienza. Io non chiedo il curriculum di provenienza politica, ma quello che mi interessa è la serietà, la serenità, l'onestà intellettuale, politica che una persona mette a disposizione di un progetto
che deve essere vincente e che non può permettersi di essere schiavo di logiche che assolutamente né a me, né a Marcello, né a nessuno di voi, penso qua dentro, appartengono. Quindi smettiamola con certi concetti e non esponiamoci a polemiche che non hanno alcun senso. Noi dobbiamo essere una squadra che rema nella stessa direzione, una squadra che coinvolge, che vuole la partecipazione di tutti, ma ricordiamoci anche una cosa, che non è obbligatorio far parte di questa squadra. Quindi le porte devono essere spalancate per entrare, ma sono un po' come le porte dei saloon americani. Puoi entrare, ma puoi anche uscire. Nessuno ti trattiene. Chi vuole far parte di questa squadra deve essere una persona che ha voglia di fare. Siamo in una fase delicata. Chi ha una proposta la porti avanti. Chi ha una lamentela da fare la faccia. Ma quando uno fa una critica, quando uno espone un problema, esponga anche per cortesia la soluzione di questo problema, perché esporre solo il problema alla fine vuol dire far parte anch'essi del problema. Quindi noi non vogliamo solamente problemi sulle nostre spalle, ce li prenderemo, ma vorremmo anche gente collaborativa e costruttiva che ha tanta voglia di fare, ha tanta voglia di portare fino in cascina. Ho detto di questi 30 nomi che sono tanto stati utilizzati in questi ultimi giorni. Io però vorrei dire una cosa. Sicuramente so che molte persone si sono sentite tra virgolette escluse, perché forse avevano l'ambizione di essere coinvolte nel coordinamento. Tecnicamente bisognava arrivare a un massimo di 30 nomi e noi l'abbiamo sfruttato al massimo. Però io dico a tutti in questa sala, e lo dirò anche in tutte le sedi opportune, chi ha voglia di fare, chi ha voglia di dare un contributo, le porte sono aperte, potrà partecipare, nessuno si deve sentire escluso, perché è ovvio che un coordinamento deve avere un numero chiuso, che è un massimo di 30 elementi, ma nessuno si deve sentire escluso. Chi vorrà partecipare mi contatterà, mi dirà le motivazioni e saremo ben lieti a coinvolgerlo in qualsiasi cosa esso dovrà proporre. Perché questo deve essere un momento non di gradi, non di gerarchie, ma un momento di partecipazione in quello che deve essere un grande progetto politico amministrativo. Dicevo del giovanile, dicevo dell'organizzazione sul territorio, sicuramente faremo gruppi di lavoro, i temi sono stati detti, i temi delicati, serve anche un grande rilancio organizzativo. Serve anche un'importante presenza sul territorio. Proprio ieri ne parlavo al telefono con Armando Biasi, sindaco di Valle Crosa. È un periodo in cui spesso vediamo le visite del presidente della regione Claudio Orlando. Io qui rientro più nella veste di consigliere regionale di opposizione. Ormai ci ha abituato ad ogni visita settimanale o quindicinale. Viene anche per inaugurare un tombino. Viene sempre, ogni occasione buona. Noi abbiamo massimo rispetto per le istituzioni e quindi per il Presidente della Regione, anche se è un Presidente marcatamente di sinistra. Però noi dobbiamo anche cercare di non perdere la nostra dignità amministrativa e quindi di organizzarci come partito e come amministratori, che ogni qualvolta il Presidente Burlando, giustamente a piacere di venire nel nostro territorio, possa trovare una forte presenza massiccia di amministratori di centrodestra, anche del comune non interessato alla visita del presidente Burlando. Perché guardate, e ve lo dico con dati alla mano, per ogni 10.000 euro che arrivano in questa provincia, sappiate che 100 ne vanno a Genova alla Spezia. Quindi la proporzione è sempre svantaggiosa per noi. E ricordatevi anche che quando passa qualche delibera in regione per la provincia di Imperia non dobbiamo mendicare il ringraziamento, perché c'è dovuto, perché se arrivano fondi regionali in provincia di Imperia è perché amministratori capaci hanno presentato proposte, hanno seguito atti in maniera giusta e che quindi devono essere finanziate dalla regione, al dovere la regione di finanziare, non sono regali della giunta Burlando. Sono finanziamenti giusti che devono arrivare al territorio della provincia di Imperia. Si è parlato velocemente anche
dell'unità del nostro partito. Spesso ci troviamo a commentare pettegolezzi, spesso è vero, troviamo sui giornali notizie che uno dice ma chi ha detto? Da dove sono uscite? C'è un po' di burburo ogni tanto, questo sano pettegolezzo che posso capire sia naturale nell'indole dell'uomo, però cerchiamo di non aprire mai un fianco. Pensiamo che anche se esce qualche articolo o qualche accusa nei confronti di un collega di partito che però per qualche ragione in quel momento può essere vissuto come un avversario, sia per noi un vantaggio, per noi un danno per tutti. Ogni qualvolta si scrive o si dice male di qualche esponente del Popolo della Libertà è un danno per tutti i componenti del Popolo della Libertà. Cerchiamo di essere più coesi, cerchiamo di dirci in faccia la verità. Mi viene da citare, anche se proprio non era delle nostre idee politiche e culturali, ma il saggista inglese Orwell, che diceva: in un'epoca in cui la menzogna, la bugia è un atto ricorrente, cerchiamo di essere dei rivoluzionari, di dire sempre la verità. Ecco, la vera rivoluzione che noi potremmo fare è di dirci sempre la verità, di dirci le cose in faccia come stanno, e se abbiamo bisogno di comunicare giustamente con qualche giornalista ci mettiamo la faccia e diciamo le cose che vogliamo dire, ma le diciamo in un'ottica magari anche critica, ma che ha sempre un fine costruttivo nell'interesse del gruppo, nell'interesse della nostra squadra, perché altrimenti rischiamo che magari dietro l'individualismo di qualcuno, dietro l'ambizione di qualcuno, si perda quello che è il bene comune di tutti, e alla fine tutti, compreso quel qualcuno, non ne avrà dei vantaggi ma ne avrà dei grossissimi danni. Molto importante è stato citato la questione morale, non posso sottrarmi da questo argomento. Innanzitutto voglio dire una cosa: ho letto in questi giorni tante dichiarazioni di esponenti della sinistra che volevano dare a noi lezione di moralità, di etica. Sinceramente le rimando al mittente quelle critiche, perché non credo che nessun esponente della sinistra a livello locale, a livello nazionale, possa venire a questa assemblea a dare lezioni di etica e di moralità. Noi non prendiamo lezioni di questo genere da una sinistra che non mi voglio dilungare a commentare, ma che assolutamente non è in grado di poter dare lezioni a chi che sia. Però allo stesso tempo noi dobbiamo guardarci dentro e dobbiamo essere più attenti a denunciare, a isolare situazioni e comportamenti che possono e potrebbero essere dannosi per questo partito, per questo territorio, che come è stato giustamente detto è un territorio sano, composto da brave persone che si alzano la mattina e lavorano e si spaccano la schiena, che è un territorio che ha bisogno di un rilancio economico dove ancora tanti giovani non trovano occupazione, ma è un territorio di persone oneste. Però è anche vero che, come avviene in tutto il mondo e in tutta Italia, anche nel nostro territorio ci sono le mele marce, e queste mele marce devono essere lontane da noi, non devono essere mai avvicinate da noi, e semmai in un'ottica di collaborazione massima che noi dobbiamo avere con le forze dell'ordine, devono essere da noi denunciate, perché noi non possiamo infangare la nostra storia, la nostra tradizione per colpa di qualche furbetto. Questo non è tollerabile. Quindi, amici, e mi avvio alla conclusione, anche se forse sono tante le cose che vorrei ancora dirvi, ma avremo tante occasioni e non voglio sicuramente prendere troppo la vostra attenzione e la vostra pazienza. Cerchiamo veramente, io capisco i problemi che ci sono, capisco anche tante divisioni che ci possono anche essere, però cerchiamo veramente con molta serenità di affrontare volta per volta i problemi, facendo squadra, dicendoci
nelle sedi opportune le cose che vanno male, le cose che vanno bene, portando proposte. Ma il mio invito è veramente un invito caloroso ad avere più senso di appartenenza a questo simbolo, ma soprattutto non è tanto un simbolo, ma quello che rappresenta la storia di questo simbolo e quello che dovrà rappresentare. Noi siamo un'area moderata, un'area che fa riferimento al Partito Popolare Europeo, ad una tradizione europeista importante che si basa su grandi uomini anche a livello nazionale che hanno scritto la storia di questo paese. Noi abbiamo una grande, grandissima responsabilità. Non cadiamo nel tranello che per piccole divisioni oppure per piccole rivendicazioni rischiamo di mettere in crisi un progetto che ha portato in questa provincia amministrazioni a portare a casa risultati straordinari nell'interesse collettivo. Io come coordinatore sarò a disposizione di tutti, lo sapete, già come consigliere regionale sono in ogni angolo di questa provincia, cerco di parlare con tutti, di avere la massima disponibilità. Lo farò ancora di più, però cerchiamo tutti di avere veramente uno spirito di appartenenza, un senso di orgoglio di far parte di una squadra che è composta da uomini, da donne, da giovani, da meno giovani, che esprimono una grande qualità, una grande cultura e che possano fare molto per questo territorio. Concludo citando un grande statista che ha fatto grande questo paese, che è Alcide De Gasperi. Alcide De Gasperi disse che la differenza tra un politico ed uno statista è che il politico pensa alle elezioni, lo statista pensa al futuro dei propri figli, non perché hanno i figli piccoli, ma ritengo che sia opportuno per tutti noi guardare al di là del nostro naso, guardare più lontano, guardare a quello che noi facciamo oggi e che porterà nel nostro territorio tra 20 anni. Guardiamo al futuro dei nostri figli, guardiamo una terra meravigliosa che è la Liguria, che è la provincia di Pera, che noi amiamo e che tante persone a livello romano, a livello locale, hanno dato l'anima per far crescere questo territorio. Quindi cerchiamo compattezza, unione, forza, ma anche tanto entusiasmo, anche un po' di sorriso in più, perché spesso abbiamo anche delle facce cupe. Cerchiamo di essere sereni, coraggiosi, scherziamo, prendiamoci anche in giro se è occasione, ma affrontiamo con più voglia, con più passione, con più cuore, con più serenità una sfida che è non difficile, di più. Forse lo dico per autoconvincermi da psicologo, ma lo dico con entusiasmo, con forza, perché credo in quello che dico, altrimenti ve lo giuro non sarei qua. Però veramente serve l'aiuto di tutti, serve l'impegno di tutti, serve il cuore di tutti. Grazie.